e benvenuti in diretta in una nuova puntata di Giardino Valdichiana. Sorpresa, non c'è Valentina Chiancianesi perché anche la direttrice ha bisogno di vacanze, quindi sicuramente, anzi non sicuramente perché non ne siamo certi, però forse ci riguarderà o ci sta guardando dalla Grecia, però oggi accoglierò io i nostri ospiti e parleremo, manderemo lo stesso avanti la nostra puntata. Però non c'è puntata senza Valentina Chiancianesi e quindi mandiamo un servizio di una sua intervista a Alessandro Tadini. A voi il servizio. Alessandro Tadini, uno dei golfisti più forti al mondo qua al Golf Club Valdichiana. Cosa ti ispira a questo posto che riesce a coniugare sport ma anche relax e benessere? Ma ispira tante cose. Innanzitutto siamo in Toscana, dunque una delle regioni più belle in Italia, come tutto, come mangiare, come montagne, come libertà, come terra. E il Golf Valdichiana mi ispira tantissime cose. Prima di tutto è un bellissimo posto dove si può giocare a golf tutto l'anno. È un campo comunque non facile, un campo dove si imparano tante cose. Per me, che è iniziata una partnership con il Golf Valdichiana, è un campo di base, dove venire a fare allenamento, dove trovare amici e dove divertirsi. Tu attualmente sei impegnato nel Challenge Tour 2018. Ci puoi già svelare qualcosa delle gare che andrai a affrontare? Beh, innanzitutto il Challenge Tour è un circuito, possiamo dire, paragonato al calcio di serie B del golf, dove comunque il livello di gioco è molto alto, ci sono dei grossi giocatori da tutte le nazioni, Europa, mondiali, e comunque il livello è molto alto. I prossimi impegni è questo circuito, questo calendario che prevede queste 25 tornei durante la stagione, ne abbiamo già fatte 4. Adesso i prossimi impegni saranno Svizzera, Grecia, Francia, Inghilterra, e poi dopo nei mesi estivi inizieranno le gare Norvegia, Finlandia, Svezia, e poi per concludersi la stagione nel mese di novembre. Tu in una tua intervista hai detto che il golf è uno sport completo. Perché è uno sport completo e possiamo dire anche uno sport per tutti? Ma è uno sport completo perché innanzitutto il golf ha un'attività motoria che è incredibile, dove comunque tutte le parti del corpo sono attivate e dunque devono essere una componente per far sì che lo swing ti permetta di fare una rotazione completa e di lanciare e tirare la palla il più lontano possibile. È uno sport che tutti adesso si possono avvicinare perché non è più considerato uno sport d'élite come 15-20 anni fa, e dunque tutti hanno la possibilità di poter provare, di poter iniziare, e comunque il Golf Valdichiana ha tutte le possibilità per iniziare, dai maestri, dal campo e tutto. Noi, Alessandro, ti aspettiamo ovviamente in una delle nostre puntate di Giardino Valdichiana. Ci hai detto che sarai in giro per il mondo, ma una puntatina al Valdichiana ci sta sempre bene. Ve lo prometto, e sarò presente il più possibile a questi eventi. Bentornati in diretta con noi dopo il servizio di Valentina. Siamo con il secondo, però il primo ospite effettivo di questa puntata di Giardino Valdichiana, che è Alessio Giannetti. Ciao. Un cantante, interprete e autore direttamente da Castiglion Fiorentino, che ce n'ha un po' d'esperienza, e quindi andiamo a fargli un po' di domande per capire quale esperienza, quanta esperienza ha, come si trova in questo mestiere, anche se quando si parla d'arte non è mai effettivamente un mestiere, più un diletto. Allora Alessio, benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Niente. Allora, dunque, come nasce questa tua passione per la musica, per il canto? Come hai fatto poi a farti strada in un mondo che è molto, 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 moltissimo difficile, e insomma, per arrivare fino a dove sei arrivato finora? Ma guarda, in realtà il mio approccio nel mondo dell'arte è cominciato in maniera diversa, non proprio con la musica, perché da piccolo i miei genitori mi hanno fatto fare i casting per La vita è bella di Roberto Benigni, e devi sapere che sono arrivato fino alla fase finale. Infatti la scelta era ricaduta fra me e il bambino che poi hanno preso.
ahimè non è andata bene, però poi siamo andati avanti. Piano piano, all'età di 17-18 anni, ho scoperto questa passione per la musica. Diciamo che è una passione che condividiamo un po' in famiglia, perché comunque mio padre faceva lo speaker radiofonico. Ah, sei figlio d'arte! Esattamente. Ah, Mia sorella cantava insieme a mia cugina, mio zio suonava la chitarra, mia nonna cantava. Insomma, siamo un po' tutti con le mani in pasta ok. nella Sei figlio musica, d'arte. diciamo così. E poi niente, all'età di 17-18 anni abbiamo scoperto questa vena, abbiamo cominciato con il canto e poi abbiamo approfondito con la scrittura, la chitarra e via discorrendo, insomma. Gli studi a Roma. Studi a Roma? Esattamente, sì. E scrivere è stato subito, cioè una cosa che ti è venuta da subito, perché la scrittura di un testo di una canzone non è poi così semplice. Poi oggi sentiamo tantissima musica e tantissime canzoni che passano in radio quasi sempre hanno un testo molto elementare. E invece come decidi cosa scrivere? Da cosa Ma dipende la tua guarda, ti scrittura? dico la verità, la voglia di scrivere, la necessità di scrivere è nata successivamente dopo, un po' per caso. Dovevo partecipare ad un contest dove veniva richiesto canzoni espressamente scritte dall'artista che le interpretava e quindi da là è nata un po' questa cosa che poi mi ha continuato ad accompagnare e che tuttora sto continuando a fare. Quindi la necessità di voler raccontare, di voler esprimere un concetto, ciò che ti passa per la mente, è comunque una cosa che oggi sta diventando sempre più forte. Se prima era una cosa che non avevo minimamente preso in considerazione, oggi invece è diventato un qualcosa importante. C'è una curiosità sui cantanti che è molto molto interessante, cioè, ma un cantante quando scrive un testo Sì. comunque è in balia a un certo stato d'animo, no? Quando ricanti la canzone che hai scritto in un determinato periodo, riprovi le cose che hai sentito quando scrivevi, oppure più la canti e hai un'interpretazione di quel pezzo Ma guarda, passa di più? ti dico la verità, come hai detto tu, quando normalmente un pezzo nasce in una determinata circostanza, in un momento, quando hai comunque in quel momento un'idea, un pensiero che ti circola un po' in testa. E io parlo per me, per esempio, quell'idea comunque rimane nel momento in cui tu la canti, perché è proprio il motivo principale per il quale è nata, per il quale tu l'hai scritta. Quindi è importante ritrovare, anche nel momento in cui la si va a cantare, a interpretare, a incidere, a registrare, a lavorarci sopra, che quelle sensazioni che hanno dettato un po' la sua scrittura le si trovino anche nella realizzazione, altrimenti insomma va un po' a Certo. sfumare un po' tutto, no? Quando sei uscito di casa, da quanto studi a Roma? Io studio a Roma da circa 4-5 E beato te, non anni. vedo l'ora di andare via anch'io. Guarda, in realtà sono circa 10 anni che io comunque sono dietro alla musica. Prima però avevo Ok. cominciato con un insegnante locale, poi invece andando E quando avanti. sei uscito di casa, cioè definitivamente per dedicarti a quello che ti piace, come ti sei sentito? Ma sinceramente è senti in te un certo tipo di autonomia, un certo tipo anche di determinazione, perché hai fatto comunque la scelta di andare verso quella strada, proseguire e comunque è bello, insomma, ti fa sentire, diciamo, in parte realizzato. Noi sappiamo che hai avuto un'esperienza che ti fa sentire molto realizzato Sì, perché hai partecipato a Sanremo Giovani. Sanremo è un festival che è esattamente. seguito ovunque. E com'è andata? Innanzitutto, come ti è venuta l'idea di partecipare effettivamente? Allora, senti, in realtà sono stati 2 anni in cui io mi sono trovato nella cerchia del Festival di Sanremo, lo scorso anno con Carlo Conti, e quest'anno ho avuto la possibilità di fare il bis con Claudio Baglioni. Normalmente funziona così: si manda un'iscrizione tramite etichetta discografica, bisogna avere almeno 2 progetti nel mercato discografico, che possono essere o direttamente pubblicati dall'artista o comunque da un'etichetta, quello non Tanto importa. ora parli arabo con me perché penso che non parteciperò mai a Sanremo Giovani. Ok, e niente, poi al termine delle candidature tutte le domande di partecipazione vengono valutate direttamente dal direttore Ok. artistico e vengono praticamente ricontattati i diretti interessati. E quindi sono 2 anni che a novembre più o meno quel periodo là vado a Roma, vado in Rai per fare l'audizione con tutta la commissione capitanata dal direttore E artistico. tra i direttori artistici, com'è Baglioni? Te hai detto Baglioni e Conti.
Quale tra i due? Ma guarda, sinceramente sono state due personalità diverse, però ti posso dire che Baglioni è stato veramente un gran signore, perché per ogni partecipante si è alzato e è venuto a salutare, quindi ha dimostrato di essere comunque la persona comunque elegante e molto professionale che normalmente è, che tutti conoscono, quindi nulla da dire. Anzi, speriamo che di avere nuovamente l'opportunità di anche quest'anno, assolutamente sì. Assolutamente ok, sì. Allora abbiamo detto che scrivi, sì. E già questa è una bellezza. E i tuoi pezzi come nascono? Parla dei tuoi pezzi, quelli che hai scritto, quelli che stai scrivendo, anche per i progetti futuri. Ma guarda, i brani, come ti ho detto prima, nascono normalmente da come posso dire, un'intuizione, un'idea. Io non sono di quelli che si mette a tavolino e scrive, ok? Perché okay. Non riesco a fare, sembra quasi più una forzatura, non riesco a scrivere. Diciamo sotto sforzo, può succedere che in un giorno ne puoi partorire due, in un giorno ne partorisci mezzo, poi ci rimetti le mani sopra 40 giorni a fila, dipende un po'. Poi succede comunque che ti arrivano brani scritti da altre persone che ti convincono, che senti addosso, quindi non sempre si scrive, ma a volte è bello anche provare qualcosa che non è tuo, ma che comunque riesce a calzarti bene addosso. E a quali sei legato maggiormente? Ma guarda, normalmente se decido di scrivere, ma soprattutto di sviluppare un progetto, perché comunque ci tengo. Ognuno nel bene o nel male ha una piccola racchiude in sé una piccola parte, comunque ti lega a lui, no? Certo. Quindi non c'è distinzione, sinceramente. I brani non sono. C'è uno. No, che assolutamente ti piace? No. No, ah, assolutamente hanno... no. Vabbè. I figli no. Per il papà hanno tutti la stessa importanza. E i tuoi come la prendono? Che fai un mestiere appunto diverso da... Allora, guarda, io ti dico la verità, ho la fortuna di avere una famiglia che comunque mi segue molto, non mi hanno mai chiuso la porta in faccia, anzi mi sostengono, mi appoggiano, perché vedono in me questa grande determinazione, questa grande voglia di fare. E quindi niente, da questo punto di vista mi reputo molto molto fortunato, sinceramente. Sono i primi che mia mamma mi dice sempre: io non ti dirò mai di no, non ti dirò mai smetti, perché comunque se è la tua vita, è la tua strada, è giusto che tu la intraprenda, indipendentemente dai risultati che poi, sì. Che poi arriveranno. Allora, mi dicono parla di Cambia. Parlami di Cambia. Allora, Cambia, anzi, prima ci dicevano parla di Ossigeno, sì, adesso li freghiamo. Allora, Cambia ed Ossigeno sono proprio i due brani con il quale sono entrato nella rosa delle 69 proposte al Festival di Sanremo. Ossigeno con Carlo Conti e Cambia con Baglioni. Sono due brani, diciamo, completamente all'opposto, perché Ossigeno è un brano molto frizzante, molto allegro, mentre Cambia è un brano sicuramente molto più importante, molto più interpretativo. Cambia è stato girato in una location un po' più scura, un po' più in un teatro, quindi c'è proprio dietro un racconto particolare che, se poi i nostri ascoltatori vogliono andare a vedere, cioè, devono andare a vedere. E Ossigeno invece è una cosa completamente diversa, un brano girato in piscina, metà sott'acqua, metà esterno. Posso chiedere perché il teatro e perché la piscina? Perché la piscina è proprio legata al titolo dell'Ossigeno, quindi sì. Questa esigenza di aria, no? Dal dentro al fuori la piscina, cioè questa è la netta contrapposizione. Sì. Mentre Cambia il teatro, perché io mi immaginavo, essendo un brano molto, molto importante, me lo immaginavo, non lo so, me lo sono concepito in un ambiente scuro, raccolto, per dargli quella sorta di un po', diciamo, di tensione e di atmosfera che secondo me necessitava. Tutto qua. Poi trovo sempre comunque grande appoggio da chi mi segue dal punto di vista dei video, appunto la famiglia della Lightning Multimedia Solutions, ecco. Anziché colgo l'occasione per ringraziarli, perché in questo periodo di interviste ne ho fatti tante. Però questa è stata la più bella. Sì, assolutamente. Però se le cose da ricordarsi sono tante, e quindi a volte qualche dettaglio sfugge, però sono, diciamo, io la considero un po' una grande famiglia, sono quelli che ormai da... Anche perché in un percorso come il tuo bisogna essere appoggiati tantissimo. Assolutamente, assolutamente, è molto importante, esatto, molto importante. Esatto, sì, perché farsi strada da sì. Solo non è facile, non, esatto. Non è facile. Non è impossibile, no. Ma non è facile. Non è facile, assolutamente no. Allora, Cambia comunque è un titolo interessantissimo, sì. Dopo sbircerò anch'io. Comunque, visto che
magari tantissimi di quelli che ci stanno guardando hanno la tua stessa attitudine, sì, ma in un posto, in un territorio come il nostro, è difficile, tanto difficile, che le nostre attitudini, i nostri interessi, le nostre propensioni si possano realizzare, e è difficile lasciare questo posto per volare un po' da soli. Cosa consiglieresti a chi dice, magari ti sta guardando e dice, ma guarda, lui ha avuto il suo pezzo di mondo per quello che voleva fare. Ma guarda, io il consiglio che posso dare è di rimanere se stessi, di continuare dritti per la propria strada, rimanere fedeli alle proprie idee, rimanere fedeli a ciò che si è, perché a volte è proprio l'essere se stessi e il proprio modo di essere che ripaga, cioè, perché comunque ciò che poi le persone vedranno non è quello che tu realmente sei, non è un qualcosa di costruito, di asettico, che in realtà non c'è. Okay. Dopo la fine dei saldi viene fuori. Tu non sei un personaggio, ma tu sei Alessio che canta le sue canzoni. Ma io cerco di essere personaggio, sì, per quello che è Alessio Giannetti. Il problema dell'artista è questo, esatto, esatto. Cerco di essere, diciamo, personaggio a mio modo, per come sono io. Buttatevi. E grazie Alessio, grazie tante, speriamo, ti auguro tantissima fortuna per il tuo futuro e una strada bellissima, che è quella dell'arte grande così. Noi torniamo tra poco con Giardino Valdichiana. Ciao. Buonasera e bentornati a Giardino Valdichiana, io sono qui con la blogger Clarissa Di Renzone. Giochiamo sempre in casa stasera, perché direttamente da Sinalunga, fra l'altro, e molti la conosceranno perché, insomma, sta avendo un grande riscontro, un grande successo anche dal pubblico della zona. Clarissa, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuta. Grazie, grazie mille dell'invito. Grazie a te di essere venuta. Sembra un po' Barbara D'Urso questa cosa. Grazie di essere venuta. Allora, Clarissa, il tuo percorso inizia, cioè, ti hanno conosciuto con YouTube. La youtuber, soprattutto in Valdichiana, è una cosa nuova che non si conosceva, era una moda che veniva dalla grande città, dagli adolescenti delle grandi città. Da chi hai preso l'ispirazione? Come hai avuto il coraggio di aprire un canale? Come te lo sei gestito poi quando hai iniziato? Allora, intanto non è stato semplice partire, perché comunque ho detto, cosa faccio io che vengo da Sinalunga? Com'è possibile? Cioè, e quindi ci ho pensato molto, perché comunque l'ho aperto 2 anni fa e mi sono sempre preoccupata di cosa potesse pensare la gente, e magari dici, cavolo, magari ci pensi, no? Sicché dici, vabbè, ok, mi butto, e è una cosa che mi è sempre piaciuta comunque, mostrare, non ero proprio precisa su cosa mostrare, perché comunque ho detto, ok, voglio mostrare quello che mi piace, okay, quindi tutte le mie passioni, quindi il trucco, la moda, e quindi sono partita, mi sono buttata e sono partita. Inizialmente sì, sono state varie critiche, comunque anche da persone, comunque questo l'ho messo in dubbio, e quindi ho detto, ok, freghiamocene, e sono cresciuta molto in questo momento, in questo periodo, perché comunque ho imparato a far vedere più le cose che mi piacciono, e senza pensare più a quello che pensa la gente, diciamo così. Certamente. Sì. E c'è stato un momento in cui ti sei resa conto che anche su YouTube la tua fama stesse crescendo effettivamente? Sì. E come hai reagito? Quale decisione hai presa quando hai visto? Allora, sì, forse qualcuno mi guarda. Allora, diciamo che mi sono accorta che i follower iniziavano a crescere, e ho detto, cavolo, forse quello che faccio veramente piace. E quindi ho detto, ok, continuiamo. Diciamo che la cosa che mi ha fatto continuare ancora di più e spingere ancora di più con i video, con i contenuti e tutto, è stata la collaborazione con una grande azienda che appena mi ha contattato io non ci potevo credere, c'avevo la pelle d'oca. E questa azienda la conoscono tutti, che è Maybelline New York. E appena mi ha contattato io ci sono rimasta malissimo, perché... No, perché c'è qualcosa che non torna. Sicché niente, ho cominciato le collaborazioni con loro, mandandomi i prodotti, mostrando i prodotti, e con loro sono partita con la pubblicità, diciamo così, del CIE Sensazionale, che è la loro mascara top di gamma. E poi mi hanno invitato ai loro eventi, quindi sono stata agli eventi di presentazione delle nuove collezioni, quindi... Mazza. Cioè, una roba da non credere. Infatti, chi
ti segue su YouTube sa benissimo che le cose che condividi con i tuoi followers sono appunto trucco, il consigli per outfit, quindi sì, moda, soprattutto eccetera. Perché è quello che studio. È quello che studi, è quello che immagino, come ogni passione, nasce sì. Da quando sei piccola. Piccola, come sì. Com'è nata questa allora, cosa? Sia per il trucco che... Prima è partita la moda, diciamo così, sono partita da piccolissima, che io disegnavo e facevo i vestiti per le Barbie, per le bambole. E questa cosa, diciamo che è cresciuta sempre di più, iniziando poi a decidere quale scuola fare per le superiori, perché io ho scelto il liceo artistico indirizzo moda e costume teatrale, quindi diciamo che mi sono buttata nel mondo della moda. E adesso sto frequentando il primo anno di università. In università sto facendo la Moda Art Tech a Pontedera, è il primo anno, ho finito gli esami, sono serena adesso, sì, e mano a mano che cresco su sempre l'università mi rendo conto che è proprio quello che voglio e quindi dopo 3 anni, dopo aver conseguito la laurea, mi piacerebbe fare la fashion designer o la stylist, insomma, sempre nel mondo della moda. Hai mai pensato di lasciare del tutto il mondo di YouTube per dedicarti solamente alla moda? Allora, in questo momento l'ho, tra virgolette, un po' trascurato perché con il fatto degli esami e cose così, infatti mi dispiace un sacco, sono dispiaciuta un sacco di questa cosa, però sono intenzionata a riprendere e sempre più carica di prima per mostrare tanti contenuti nuovi, perché è una cosa che mi piace, sennò non l'avrei fatta. E è difficile gestire un canale YouTube? Cioè, devi riuscire a incastrare i video che monti sì, con quello sì. Che poi bravissimo. Hai iniziato da piccolo. Cioè da piccola, da adolescente, quindi avevi la scuola, lo studio, sì, lo sì. Sport. Sì, sì, sì. E come sei riuscita a gestire la cosa? Allora, diciamo che... L'hai preso come un impegno serio oppure all'inizio... Inizialmente no, l'ho preso più come un hobby. Poi è diventata una cosa un po' più seria col fatto delle collaborazioni e tutto, che comunque certo. Devi rispettare dei tempi. Poi è una cosa abbastanza impegnativa perché devi registrare il video, montarlo, pubblicarlo, caricarlo... lento, casotto. Quindi, sì, è un po' faticoso, però è una cosa che mi piace, quindi... Viene naturale, sì. Allora, Clarissa, visto che io di trucco ne so veramente il giusto, diciamo così, non poco, ma il giusto, per uscire di casa decentemente, e visto che ci sei te accanto a me, che voglio dire... ce ne passa di acqua sotto i ponti da me a te, perché non dare qualche consiglio a me, che mi servono di consigli, e a quelle che magari ci stanno guardando e che anche loro dicono vabbè, dato che siamo qui, stiamo guardando la diretta, perché non prendere qualche certo. Consiglio? Perché effettivamente di consigli appunto ce ne vogliono, anche perché per quello che si vede in giro, non tutte, alcune... ci provano ma non sempre ci riescono, quindi godetevi questo spettacolo meraviglioso, perché penso che dopo ora non mi vedrete mai più truccata così bene. Iniziamo, okay. Va bene? Allora partiamo, intanto che ti darò dei consigli sul fatto della base. La base perché comunque siamo in estate, è una cosa caldo. Importantissima. Allora, intanto io consiglio sempre, ora non ce l'ho dietro, ma consiglio sempre comunque di base utilizzare una crema molto idratante. In questo periodo, anche se è un po' più in gel, ancora meglio, perché è meno pesante. Ok. Dopo passata la crema idratante, io intanto prendo le mie cosine. Prendo le sue cosine. Wow, Mary Poppins, io tutte queste cose non ce l'ho, quindi potrei avere difficoltà a replicare, però... Ci si prova. Vediamo quello che domani a casa provo con... Questo è? Allora, intanto per l'estate io consiglio sempre un prodotto in polvere. In polvere perché è più leggero, quindi lo andiamo a fa meno il mascherone. Più. Sì, bravissimo. Sa. Perché quello liquido poi è anche più difficile da stendere. Sì. Sto dicendo una... Sì, più vicino. Vengo più vicino, vicine, vicine. Già ti alzi? Sì. È più difficile da stendere. A parte che per me è difficile da stendere qualsiasi cosa, perché tengo il pennello... come se fosse un po' una zappa, diciamolo ragazzi, diciamo la verità, visto che tanto allora, siamo... Se vogliamo una cosa più leggera, sì. Io di solito lo applico con il pennello invece che con la spugnetta, perché okay, è più semplice. Perché con la spugnetta rischio di fare una mascherona sì. Che non... Allora, voi vi chiedete che cos'è questa cosa, che cos'è? È un correttore dei colori. Okay. Praticamente va a correggere i discromi del viso. Ok,
ha un colore diverso. Mazza, ragazzi, pensa, succedono cose nel mondo della cosmetica che io ignoro completamente. Sì. E allora, partiamo intanto con il rossore, perché con l'estate anche magari brufoletti, cose così. Quindi io andrei a utilizzare il prodotto, questo qua, che è verde, e va a neutralizzare i rossori. Sembra tipo verde è per i brufoletti. Sì, per i brufoletti o i rossori. Devo prendere appunti, però. Sì. E lo vado a sfumare con la spugnetta o con le dita. Ok. Sì, quindi vado sui brufoletti. Sì. Questa cosa è molto carina. E poi per le occhiaie invece possiamo utilizzare invece un correttore o sull'arancio o sul giallo. In questo caso io vado ad utilizzare il giallo. Ma c'è un livello di intensità, nel senso che arancio, giallo, uno è più potente, uno è meno potente? No, funziona così. In base al tuo colore di occhiaie, ok, si sceglie il colore del correttore. Deve essere tipo viola in questo caso, perché sì, ecco, te l'ho bravissimo detto. Perché allora, chiaramente, quando tendono sul viola, di solito si va sull'arancio. Quando okay tendono sul blu, di solito sul giallo. Quindi brufoletti, il verde, quando le occhiaie tendono sul viola, arancio, blu, giallo. Sì. Domani probabilmente mi sarò dimenticata tutto, però non importa, l'importante non importa, è che fisso ora, fisso. E per illuminare il viso invece andiamo a utilizzare il viola. Quindi il viola? Sì, e lo andiamo a posizionare sui zigomi. Mi illumini così? Sì, sugli zigomi. Perché l'illuminante è un'altra cosa. Sì, questo aiuta a illuminare, okay, quindi va di base praticamente. Ragazzi, poi andiamo sul correttore. I colori già mi sono dimenticati probabilmente. Guarda in su. Guarda in su. Ah, ok, quindi metti due... Sì, sempre due correttori, perché noi quando andiamo a mettere il correttore arancione, ok, poi dopo va a colorare un po' la pelle. Ok. Quindi dobbiamo andare a coprire. Torniamo. Bravissima. Bravissima. Un po', forse ci arrivo, leggermente. Sì. Quindi, allora, riguardami qua. Sì. E lo vado sempre a sfumare con la spugnetta, ok, perché è molto più facile. Sì. Perché con le dita andiamo a, insomma, a fare no, tutte le pieghette e cose così. Quindi okay, meglio sempre con la spugnetta, con un pennello comunque. Perfetto. La spugnetta è meglio se è un po' bagnata, perché funziona meglio. Cioè, questa spugnetta poi si deve lavare? Eh certo. Eh certo. Che domande. Allora, no, ti batteri in viso, no? No, certo che si deve lavare. Allora, poi. Allora, un consiglio. Ma quante invece cose sai, Clarissa? Che mi immagino che questo sia un quarto di quello sì, che. Sì. Allora, una cosa velocissima per le sopracciglia. Sì. Allora, quando fa caldo e non abbiamo voglia magari di disegnarcele, andiamo a utilizzare un semplice mascara leggermente colorato che te le va a fissare e illuminare. Poi andiamo con invece il vero e proprio viso. Yes. Allora, partiamo con il contouring. Il contouring, ragazzi! Allora, che poi c'è anche qui c'è un mito da sfatare. Allora, il contouring non tutte se lo fanno bene, perché no, io vedo sempre quelle robe no. Mille colori in maniera diversa. Vabbè, sì, comunque proviamoci. Allora, io di solito per il contouring vado a utilizzare okay comunque una terra fredda. Fredda perché comunque va più a scolpire il viso. Ok. Quindi la vado a utilizzare sugli zigomi. Sì. Sugli zigomi. Getti di qua. Che va a fare, diciamo, volume al viso. Mi strucco tra una settimana. E lo vado a fare anche leggermente sul naso. E anche sulla fronte di solito, sulla parte in alto. Poi passiamo all'illuminante, che è la cosa che io amo profondamente. Perché comunque deve essere, cioè, poi per rendere, perché il contouring si può fare anche con il coso liquido, il coso. Bravissima, il coso, sì, bravissima, invece che con le polveri con... Però è molto più difficile. Sì, perché è più difficile da sfumare, quindi con le polveri io sempre lo farò sempre infatti in polvere. Infatti l'ho fatto apposta con il polvere che è meglio. Visto. E lo vado a mettere sul naso, sull'arco di Cupido e sugli zigomi. Di solito lo vado a mettere anche sotto l'arcata sopraccigliare, perché va a illuminare lo sguardo. Ma hai studiato per fare questa cosa? No, è pura passione. Ragazzi, io non ho veramente parole, perché... Allora, cioè, te le guance già un po' più rosate. Sì. Quindi non andiamo a caricare con il blush, ma vado a usare una cosa che di solito non usa nessuno, che è il Fix Plus. Ragazzi, e che è sta roba? È il Fix Plus, che praticamente è un fissante per il trucco, ma può essere utilizzato anche durante la giornata per rinfrescare il viso. Rinfrescami, Clarissa. Questo anche è una profumazione fantastica. Chiudi. Sì, che va a fissare il trucco. Va a... Sì, magari se abbiamo qualcosa sulle pieghette, cose così, quindi va
Ragazzi, sono rinata o non sono rinata? Ragazzi, mi strucco tra una settimana e poi vado a casa di Clarissa per farmi ritruccare. Credo che passeremo del tempo così. Sì. Clarissa, è stato un piacerone. Tantissimo. Te avrai sicuramente tantissimi progetti. Sì. Ne vuoi parlare un secondo? Perché comunque sì, ti seguiranno. Sì. Allora, intanto i progetti sul canale saranno tanti nuovi, però non voglio svelarvi tanto perché comunque vi invito a seguirmi sul mio canale che si chiama Clarissa White. E una cosa fondamentale è che diciamo che dopo questi 3 anni si spera che questo canale ci sia ancora, perché comunque è una cosa che mi piace e niente. Allora, quindi noi invitiamo a seguirti su Facebook, su Instagram e sul tuo canale YouTube, però prima di lasciarti c'è una cosina. Oggi, signori, è il compleanno di Clarissa, quindi tanti, grazie, tantissimi auguri, speriamo grazie che arrivino mille anche gli auguri per messaggio, ma noi non lo sappiamo perché siamo qui. E grazie. Noi, grazie Clarissa per essere grazie stata a voi, con me, grazie per avermi rimessa al mondo, fossero tutte così, anche la mia mano fosse la tua. Ci vediamo tra pochissimo, sempre con Giardino Valdichiana. Ciao, a grazie. Dopo. Ciao. Eccoci qui, siamo tornati oggi grandi ospiti perché accanto a me c'è il campione dei campioni, ma il campione dei campionissimi, Andrea Saccone, campione di che? Dell'eredità. Dell'eredità. Salve a tutti, ciao Marta. Benvenuto Andrea. Grazie a Marta, a chi lo vogliamo raccontare? Allora, come stai? Io tutto bene, te? Io malissimo. Perfetto. Perfetto. Allora, Andrea, abbiamo avuto in questa stagione, durante quest'inverno, hai avuto un sacco di... Ti ha lasciato Andrea, il sacco, e ti ha trovato Andrea Saccone in tutti i telegiornali, in tutti... dappertutto, dappertutto. Come è iniziato tutto e quando è che hai deciso di fare questa... di andare all'eredità? Sì, ho deciso di fare questa, la parola censurata era mink qualcosa. Non la dire, non la dire. Non si può dire. Non la dire. Censurate. No, è diretta, non si può. Allora, ho deciso di farla praticamente un giorno verso settembre-ottobre, quei giorni di noia che è appena ricominciata la scuola e sempre sono, non sai che fare, ti metti sul divano. No, questi giorni. Io vabbè, sto sempre sul divano, per me è sempre così, e guardo sempre la televisione e passa. Vuoi partecipare come concorrente? Ero lì. Ma perché no? Proviamo. Facciamo questa Beep. E ho mandato la candidatura e curriculum, se si può dire così, e mi hanno richiamato verso novembre. E ricordo che era il giorno che avevamo deciso di fare questo provino, tipo il giorno dopo la gita di classe alla Biennale di Venezia, ricordo. E avevo deciso di farlo senza dire niente a nessuno. Fu un casotto riuscire perché dormì tipo 3 ore la notte. Poi vedevo tutti che si erano presentati vestiti per bene, curati, pettinati. Te no, eri io no, sembravo un mendicante quel giorno. Deve essere stato quel look da povero che gli ha fatto tenerezza, ha detto ma sì, questo ha bisogno di soldi. E facciamo anche vince. Comunque è andata bene. È andata bene, come però, sappiamo. Quando sei arrivato, chiaramente come ti hanno sistemato? Malissimo. Perché tutti sono perché noi vediamo la trasmissione, no? Però i retroscena non sappiamo, sono bellissimi. Esatto, e noi vogliamo conoscere quelli, proprio i retroscena. Allora, quelli che ci interessano. Non so se ricordi quest'inverno, ci fu un giorno che nevicò in tutta la Val di Chiana. Sì, lo ricordiamo si bloccò bene. Tutto. Lo ricordiamo bene. Io giustamente il giorno dopo avevo la puntata. No. E mi babbo, ora parlo un po' pianino, E mi babbo ha detto, siamo si su, parte. Guarda, siamo sulla Giardino siamo su Val di Chiana. Vi amo, posso parlare non italiano, posso parlare chianino finalmente. E mi babbo ha detto, si parte presto perché magari il treno fa ritardo. A posto. Si va lì, appena si mette piede a Roma, chiamata. Oh Andrea, tu devi fare la puntata oggi? Sì. Ecco, non si fa più. Io, a posto. E che si è fatto con mio babbo? Ormai che c'è sera. Si è fatto un giro a Roma con la neve. Meglio di così. Si è preso un freddo allucinante che mai più lo rifarò nella mia vita. Però mi sono divertito. E poi la sera sono andato comunque all'albergo. Ah, quindi hai fatto una gita a Roma anziché la sì, città... Sì, mi sono fatto la scampagnata per Roma. Hai fatto proprio bene. E poi? E poi il giorno dopo si è fatto la prima puntata. Ecco, raccontaci questa perché... Mi immagino come ti sei presentata alla prima puntata. Mi sono presentata alla prima puntata tesissimo, ero l'ansia fatta persona. No, praticamente appena ti presenti dividono maschi e femmine. Come dividono maschi e femmine? Perché le femmine si devono pettinare, truccare. Noi invece no, ci mandano la deriva, come vai vai, va bene. E allora noi ci ha mandato tipo dagli autori che ti dicevano tu parla in questo modo, presentati, lui ti farà queste domande, è tutto programmato, non c'è niente di spontaneo. Vabbè, solo quelli noi siamo spontanei, beh, al massimo. Infatti ti conosco da 3 anni, ma va bene.
Non lo diciamo. Retroscena. E quindi niente, poi trucco, parrucco, vestiti, perché ti devi portare i vestiti boni. Certo. E ti dicono, portati... Quale hai portato te? Io non ho vestiti boni, partiamo dal presupposto. E allora se... Io dice tipo l'email, porta 2 o 3 cambi. Io ho portato 2 o 3 cambi, ma le puntate erano 14. E quindi? E quindi mi ha dato i vestiti della produzione Rai. Tu pensi, madonna, i vestiti della Rai, belli. No. Giacca HM, maglietta intimissima. Vabbè, non lo diciamo. La Rai ha dei vestiti stupendi. Insomma, non roba che sfila alle sfilate della Milano Fashion Week. Vabbè, ecco. Praticamente erano gli stessi vestiti che avevo io, però con quei vestiti ci ho vinto. Deve essere stata quella. Sì, anche se ringrazio mamma Rai. E niente, poi è andata bene. Ho conosciuto un botto di gente, ho fatto amicizia. Ecco, quando inizia, sta per iniziare la trasmissione, no? C'è un po' d'accettazione, perché sì, comunque ti devono mettere... È divertentissimo. Ecco, e tu con questo carattere proprio non te ne puoi fregare di meno. Io ero lì sciallo. E sciallo, era lì sciallo. Proprio comodo. Comodo. E gli altri come ti... Gli altri erano in tensione, agitati. Poi ero lì, chiacchieravo con... Io chiacchiero anche coi muri. Sì, cioè, me ne sono accorta. Cioè, accorta? Lo so che chiacchiera. Tra un po' intervisto io te. Va bene. E quindi niente, ero lì, però io calmavo la situazione, parlavo poi tutti mi chiedono, ma com'è, ma si sta bene, o sì, tranquilli, non c'è ansia, poi arrivavo lì, ansia, però io ci provavo. E quando hai vinto? Quando ho vinto? Come, cioè... Mi sembra tipo alla 7ª, 8ª puntata che giravo, sì, caro, lì proprio affranto, che non ne potevo più... Infatti famosa è la mia frase, dammi sti soldi, perché davvero... Dammi sti soldi! Perché davvero volevo sti soldi, non ne potevo più. Fabri, dammi sti soldi! Mi hanno fatto anche una maglietta con questa scritta. Davvero? Sì, una... perché io ho tante fan pazze. Sì, e che hanno tante cose da fare nella vita. Hanno tante cose da fare nella vita, giustamente. Questa mi ha mandato 2 giorni fa sta maglietta davanti me a una ghigliottina, che poi è una di quelle ghigliottine le più brutte che ho fatto, che ha mandato quando ero 100 giorni, ricordo ancora. E dietro la scritta, Fabrizio, dammi sti soldi, io... Faccio l'appello live, mandami questa maglietta, ti prego. Ecco, hai conosciuto benissimo Frizzi. Sì. Perché tutti i giornali... Sono diventato famoso alla fine anche per questo, soprattutto per quello. Per lui. Quello. Sì. E se, effettivamente ha avuto un comportamento strano, nessuno si sarebbe aspettato che Andrea Saccone sarebbe diventato il figlio di... Figlio adottivo, diciamo. Di Fabrizio Frizzi. Infatti neanche io me lo sarei aspettato, ma poi il bello è che lì per lì, mentre mi salutava, che era l'ultima puntata che andavo via, quell'abbraccio mi sembrava tanto normale, dicevo, vabbè, mi ha salutato Frizzi, lo taglieranno. O l'ha messo in puntata, poi ha fatto il giro delle televisioni, del web, anche ora mi hanno detto che c'è la pubblicità dell'eredità, io non l'ho mai vista. Ma nemmeno io? Appunto, però dice, io ti ho rivisto nella pubblicità io. Vabbè, ci crediamo. Ci crediamo. Ma la mia mamma te l'ha detto anche. Sì, me l'ha detto anche la signora Cinzia. Che salutiamo. Ciao Cinzia. Ciao mamma. Ma la tua mamma, la nonna del mio amico, sempre gente sotto i 20 anni, come vedi. Vabbè. Comunque. Le mie fan hanno quell'età. Comunque, andiamo un pochino più sul triste, perché sennò mi comincia di una fila di... Inizio a dirle tutte. Ascolta, ma quando poi hai saputo la notizia di Fabrizio? Sì, allora me l'hanno detta che praticamente ormai la sanno cani e porci. Non la dico questa faccia da pirla, che è una cosa delicatissima. Lo so, allora, ho capito. Tu mi guardi e ridi. Io non sto ridendo. Va bene. Me l'hanno detta praticamente che sì, mi trovavo in gita con la scuola a Madrid. Mi sono svegliato che sentivo quelli in camera mia, che poi erano tre di classe mia, 2 che non erano neanche di classe mia, comunque ci si conosce tutti. Vabbè. La mia scuola è piccola. E niente, sento che confabulano, mi sveglio un pochino, poi uno mi fa... Che poi lo conosco lo siamo parecchi amici. È di Camuscia qui, il Saccone qui Camuscia, presente. Comune di Cortona, Arezzo, Toscana. E mi fa, guarda Sacco, che è morto Frizzi. Mi sembrava, cioè, anche mi prendesse un pochino in giro, che di solito intanto esce, che muore qua, ogni 2 mesi muore Gerry Scotti su Facebook. E allungheremo la vita. Allungheremo la vita. Ciao, però Jerry. No, davvero. Ciao Gerry. Tanto io sono della Rai, 2 Mediaset. Ma... Quindi siete anche... Siamo anche rivali. Esatto, la Ma vince Gerry. Ciao Gerry. Ti aiuto! E quindi niente, comunque sono rimasto male. Ricordo quando sono sceso per fare colazione, che c'erano anche quelli dell'altra classe, anche i miei prof. Mi guardavano tutti strani, io ancora non avevo ben realizzato. Poi ho capito che era vero, era morto Frizzi. E quel giorno il mio telefono è impazzito. Davvero, letteralmente impazzito. Io non so come, la setta dei giornalisti, non lo so, avevano tutti il mio numero. Cioè, nell'ordine mi hanno chiamato il TG2, il Resto del Carlino, il Mattino, Rai Radio 3. E poi che ti ha chiamato per ultimo? Marta Parri. No, no, la... La?
Valdichiana, per la quale lavora Marta Parri. Lavoro. Io in realtà sono la schiava Marta Parri. No. Allora, Andrea, con Fabrizio, con l'eredità, in maniera del tutto casuale, perché possiamo dirlo del tutto molto casuale. A caso, molto a random, ci piace così. A me ci piace così, tantissimo. Hai acquisito un discreto successo. Sì, dai. E quando ti vedevo io al telegiornale, sì, mi sentivo quasi male io, perché non, è una cosa del tutto casuale. Sì. Te come ti sei sentito? No, io ricordo la prima puntata, andai a vederla, che tipo i miei la volevano guardare, io dissi no, andai fuori casa, andai a casa della mia sorella, la guardai con lei. Perché dicevo, io non la posso guardare con i miei, che il mio babbo piangeva ogni puntata, senza sapere chi. Era emozionato. La mia mamma pure. E niente, sono andato a vedere, cioè, all'inizio faceva strano, poi mi sono abituato, cioè, anche prima ti dicevo, tipo, io adesso riascolto i miei audio quando li mando, sono abituato alla mia voce. Prendetemi nel mondo dello spettacolo, amici, io non so dove andare all'università, assumetemi. Comunque, anche a gratis. Hai tanti più followers. Sì, la storia dei followers è come la mia preferita. La storia dei followers, perché i followers poi ti seguono da tutta Italia, chiaramente. Anche dall'estero. Anche dall'estero, sì. Pensa che ovviamente che abbiamo, ultra 60enni, andiamo. Perché l'eredità ha un target un pochino più. Ma infatti mi avevano chiesto, vuoi partecipare a uomini e donne? Davvero? Se partecipavo lì abbassavo un attimo il target, ma. Non hai partecipato? Mi prende un attimo l'ansia, io trattino cipollare e andrò da Mante, cioè. Vabbè. Un'ansia, Sei vicino a Marta Parri, sei vicino a Maria De Filippi. Maria De Filippi, cioè voglio dire. Ah! Cioè, lo puoi fare assolutamente. Oddio, sì, baciamoci. Allora. E visto che comunque la situazione ti è sfuggita un po' di mano, sì, cioè mai ammettiamolo. Ti mandano cose a casa, ti scrivono, ti. Mi mandano cose a casa, cose a caso, e anche cose. Cioè, sono uno che ogni tanto prende, gli piglia il matto, mi manda una foto del. No, non ci possiamo, non lo diciamo. Che però il bello è che non è il suo, perché lui da foto del profilo è bianco, quello. No, non lo diciamo, cioè, non va detto, vabbè. Almeno lo stesso colore. Vabbè, hai ragionissima, però mannaggia. C'ho anche quella che mi è venuta, una ragazza di 12 anni che da Verona mi si è presentata sotto casa. Lei a Camuscia? Sì, la saluto, ciao Francesca. Feci anche una foto in condizioni pietose, domenica mattina, lasciamo fare. Però, lei dice, premio la più matta insieme a, vabbè, questo. E la stalker Ilaria, che sono sicuro mi sta seguendo, ciao Ilaria, che anzi mi ha scritto come stai, tutto bene, lei è bocciata, poverina Ilaria, mi dispiace per te. Vabbè, comunque mi segue ovunque. E ti chiedono mai consigli, ti scrivono di problemi, perché poi i followers fanno così. C'è, e te con questa faccia da pirla, che gli dici quando ti scrivono dei problemi? Ma c'è anche un bambino di 12 anni che mi ha tenuto, impegnato con le sue situazioni amorose, io non sapevo che dirvi, perché a 12 anni volevo dire. Quindi sei effettivamente un influencer, possiamo dire. Un top influencer. Visto che sei molto portato per il mondo della televisione, cosa ti aspetti di fare in futuro? O cosa stai facendo? Non stai facendo niente. Giustamente, come è giusto che sia, estate della maturità. È vero. Sì, adesso ovunque mi chiedono, settembre... ma cosa fai a settembre, a ottobre, hai deciso? Io assolutamente no. Ed è bello così. Sono ufficialmente disoccupato, libero, chiamatemi, lanciamo l'appello, facciamolo insieme, amici. Chiamatemi il numero di Zoe di impressione. Non ci sono numeri di Zoe di impressione. Fate finta ci sia. Però ti piacerebbe lavorare davvero in televisione? Mi piacerebbe tanto, ma tanto. Infatti ora ho due... scelte, diciamo, nella testa. Se fai il balletto con Barbara D'Urso sarebbe... Mi aveva chiamato anche Barbara Mediaset. D'Urso, però mi aveva chiamato anche lei. Mannaggia. Però ho rifiutato perché sarebbe venuta una del suo team da casa mia, invece noi devo andare nello studio a vedere Barbara. Certo. Barbara ti devo vedere, con quei fari. Con quei fari. Allora, Andrea, è stato un piacerissimo, ma anzi, piacere che mio. Ti dico, un piacerone. Quindi voi lo potete seguire ovunque. This is Saccons su Instagram e Andrea Saccone. Andrea Saccone su Facebook. Scrive un sacco di porca, di no, robe link. Che potete seguire per farvi due risate. E chissà che la Rai non ci stia guardando in questo momento. Ciao che Rai. Ti dica a settembre di
non lo so, richiamatemi. Che ti possono chiedere? Ma che ne so, richiamatemi. Magari ti fanno fare proprio l'influencer dal punto di vista dei vestiti, come ci si veste per fare l'eredità. Io avevo tentato anche il concorso per andare a Pechino Express, non mi ha cagato, ma va bene così, Costantino, o magari lo vedremo anche sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione. Rai, chiamami perché la Mediaset sta spingendo da dietro. Ecco, magari chi lo sa, chi lo sa. Chissà. Andrea, è stato un piacerone. Piacere mio. È una bufala, ci conosciamo benissimo. Noi ci vediamo tra pochissimo, sempre con Giardino Valdichiana. Ciao amici. Silenzio. In the infinity of the world, I chose you. You're my choice throughout the universe. I. With your leaves, younger to say. In your eyes, I see the stars surrender. I lost my soul, but I found you. Share it with you. Ooh. Without you, my life is like the sky. Without the stars, without the stars. The more I look at you, the more I become crazy. With the thought of being able to have you, I see into the darkness. I need you. Even if you don't read, you stole my heart, and now I'm looking for it to share it. Without the stars, without the stars, you stole my heart, and now looking for it to share it with you. Ooh, without you, my life is like the sky. Complimentoni, complimentoni. Allora, sono qui insieme ai Pitch Ride. Tieni questo microfono. Allora, mamma mia, che magia. Quasi, vado via, ciao. Perché dopo questa cosa, come posso... Abbiamo iniziato con l'arte e con l'arte concludiamo. Sono passate tantissime cose, c'è un cerchio che si chiude questo. Pitch Ride, Francesco e Matteo. Benvenuti a Giardino Valdichiana. Grazie mille per l'invito. Ma grazie a voi, quante volte l'ho detto oggi, questa è la quinta. Grazie a voi. Allora, chi siete? Voi siete una band emergente, fra l'altro di cantautori, nel senso che sì, esatto. Scrivete sì. La vostra musica. E questo è un brano dell'album
al quale state lavorando, però siete emergenti, che più emergenti non si può. Sì, siamo veramente ai primi passi. Esatto. Raccontami, faccio parlare Francesco, poi do anche la parola a Matteo, che non ci creano gelosie. Siete veramente inizi. Da dove è nato tutto e cosa state facendo, cosa volete fare? E chiaramente c'è già un lavoro che abbiamo sentito, fra l'altro una canzone bellissima, quindi spiegateci un po', fatevi conoscere. Allora, il tutto è iniziato un po' casualmente, perché io scrivevo già da un po', però ecco, erano pezzi che tenevo principalmente per me. Poi con il tempo, con questa amicizia che noi avevamo e tuttora abbiamo, che si sta anche rafforzando, io avevo un pezzo che appunto era questo, che avevo scritto con un'altra melodia, con altri accordi, che però avevo lasciato un po' in disparte perché non mi convinceva molto. E quindi un giorno, così molto casualmente, Matteo mi ha portato questo giro di accordi, insieme è nato questo pezzo, questa canzone, che è You Stole My Heart, ed è uno dei pezzi appunto dell'album che abbiamo intenzione di incidere. E da qui un po' si è sviluppato il tutto, perché abbiamo iniziato un po' a registrare da noi, giusto per avere il pezzo un po' più concreto da poter ascoltare, magari da poterci anche lavorare sopra, e fin quando poi siamo arrivati appunto a dire: ma perché no, non diventiamo veramente una band e prendiamo le cose ancora più concrete e più serie. E questo, diciamo, è stato un po' il principio da dove è iniziato un po' il tutto. E questo è un grandissimo atto di coraggio, perché oggi abbiamo sentito tantissime ambizioni anche nei nostri ospiti che appunto sono venuti prima, e ci vuole coraggio, perché voi quanti anni avete? Siamo 18-19. 18-19 anni, quindi voglio dire, tantissimo coraggio, però i vostri testi sono appunto scritti da voi, la musica stessa è scritta da voi, certo. Quindi ci vogliono delle certe competenze. Voi queste competenze come le avete? Ma in realtà non servono competenze, serve tanta ispirazione e tanta voglia di raccontare la propria storia, perché cioè, a volte i pezzi vengono da soli, in 10 minuti. Cioè, You Stole My Heart è un pezzo che ho scritto davvero in 10 minuti, anche se poi accantonato, però serve ispirazione, serve passione e dedizione per un obiettivo, cioè voglia di fare qualcosa di più. Questo, diciamo, è importante, secondo me, avere per riuscire a scrivere qualcosa, in questo caso musica. E ha un testo in inglese, sì, che però dice delle cose molto belle. E perché avete scelto la lingua inglese? Allora, l'inglese l'abbiamo scelto principalmente perché la nostra sfera di influenza, a livello di quello che ascoltiamo, è prevalentemente in inglese. Quindi abbiamo preferito, io ho preferito in primo luogo scrivere in inglese, che oltretutto è anche una lingua molto più musicale rispetto all'italiano. Nulla togliere all'italiano, che è una lingua bellissima, che io adoro tantissimo. Ok, quindi in realtà, Matteo, c'è qualcosa che voi state costruendo piano piano. Sì. Perché sicuramente questo non sarà l'unico pezzo che avete scritto, questo che ci avete appena cantato. No. Ma ci sono altri pezzi? C'è un album? Sì, c'è un album. Allora, stiamo lavorando per appunto registrare questo album, che sarà formato da una decina di pezzi all'incirca. E sono tutti pezzi, appunto, le parole le ha scritte Francesco, la musica è scritta un po' da entrambi. E c'è questa collaborazione per quest'album, e niente, quest'album si spera che agli inizi di settembre, insomma settembre-ottobre, possa uscire con i CD, gli album, insomma il vinile digitale, sì. anche il vinile si vorrebbe provare a fare, però è difficoltoso, però si potrebbe provare. Questa cosa mi piacete voi, ragazzi. Sì, siamo un po' all'antica. Esatto, siete un po' un anticonformismo, sì, sì, perché esatto. Anche il vostro genere, fate un genere completamente diverso. Torno al discorso che facevo prima, nel senso che la musica commerciale di oggi è una musica molto particolare, però anche molto elementare. Parlo di musica commerciale non italiana, tutta certamente. Di musica.
E voi in realtà siete tornati a un genere, io sono una capra, quindi ditemi se sto sbagliando, che non è poi così tanto commerciale. Questo potrebbe essere un rischio, voi ne siete consapevoli, siete impauriti, oppure chi se ne frega, noi facciamo la nostra arte, ci possono passare sopra anche se fosse... Diciamo che noi, il nostro obiettivo non è diventare famosi o fare chissà quanti soldi, anche perché l'artista... Dillo, diciamo, dillo che ti do un bacio. Sì, diciamo che l'artista non è che... perlomeno all'inizio non ha tutte queste ambizioni. La nostra ambizione è quella di scrivere, la nostra ambizione è quella di raccontare qualcosa, e anche se sono solo 10 persone che ci ascoltano, ma ci capiscono, cioè a noi basta, anzi avanza forse, perché sì, è vero, al giorno d'oggi se uno vuole fare musica e vuole fare tanti soldi si deve un po' adattare a quello che è il mercato e tutte le logiche economiche, senza dubbio. Noi non ci pensiamo semplicemente. Anche perché il vinile è una cosa che oggi non fanno quasi più. No, è vero. Quindi è una bellissima cosa tornare, cioè riproporre il vinile. È bello, bello. Sì, spero che diciamo che sia speriamo di riuscire nei nostri obiettivi per il momento. Ma siete meravigliosi. Allora, l'album però sarà un album interessante. Però io non lo so, mi baso su quello che ascolto di solito tra tutti gli album, sicuramente avrà un filologico che segue, quindi parlerà di una storia, correggetemi se sbaglio. No, cioè, ci sarà un filologico, poi mi immagino che non sarà in tutti gli album così, però provo a fare questa domanda. No, invece noi abbiamo molto puntato sul filologico, in particolare l'album rappresenta fotogrammi di un anno, è un flusso di coscienza alla fine. E si divide in due parti da un interludio di pochi minuti, molto allegro, che lascia molta speranza, molta voglia di vivere. E diciamo è dedicato a una lei, appunto racconta di questa lei, di questo lui, che si incontrano, si innamorano, si scoprono, vivono insieme tantissimi momenti, condividono tante emozioni, per poi arrivare a una parte di divisione con dei punti interrogativi che sono abbastanza implici nei pezzi. E oltretutto anche l'ordine dei medesimi pezzi ha un senso. Ha un senso, rappresenta un filologico. Quindi dell'album. È una musica che finalmente torna a far impegnare chi l'ascolta. Cioè chi ascolta i vostri pezzi, esatto. Deve non solo ascoltarli passivamente come succede ora per il diletto di ascoltare una, certo, canzone semplice, ma c'è una verità da andare a scoprire, giusto? E quindi ci deve essere anche un impegno, perché l'arte è sempre impegno, certo, non solo per l'artista, vero? No, non solo. Quanto è impegnativo, perché voi avete 18-19 anni, certo, quanto è impegnativo effettivamente far nascere una band? Cioè vi toglie anche il tempo che magari vorreste dedicare ad altre cose, o per ora non sentite questa mancanza perché è proprio un interesse talmente tanto grande che a noi ci sarebbe proprio fregato? No, sinceramente, per come la vedo io, ma penso anche come per come la vede Francesco, l'impegno è tanto, però è soddisfacente. È ripagato. Sì, fai una cosa che ti piace, la fai volentieri, la fai con un progetto, cioè c'è un progetto dietro, quindi hai da seguire questo progetto e hai da fare cose che magari a volte sono noiose, sicuramente, però quando suoni il primo accordo con la chitarra già parte la magia, se si può dire magia, e quindi tutti gli sforzi che hai fatto sono ripagati. Poi soprattutto quando fai ascoltare i pezzi o faremo ascoltare l'album alla gente, i cosiddetti fans ascolteranno l'album e ci diranno la loro, e per ora i giudizi sembrano tutti positivi, abbastanza positivi, quindi siamo contenti anche di questo, fa oltre che piacere, cioè, dà soddisfazione, molta soddisfazione. Poi per suonare in una band ci vuole anche un po' di spirito d'adattamento, no? Perché i caratteri sono... Sì, sì, assolutamente. E soprattutto ora che prendete le prime decisioni, quindi le decisioni, esatto, iniziali. No, vuoi fare così? No, non lo facciamo! Esatto. Ci avete, esatto, mai avuto momenti di... Molliamo tutto, ma chi se ne frega, è un'idea pessima questa della band. Questa no. Cioè, momenti di rassegnazione no. Perché alla fine io, ma come Matteo o l'altro componente che purtroppo oggi non è potuto venire, siamo persone molto speranzose, molto positive,
Quindi anche nel momento più difficile, e ce ne sono stati tantissimi, sicuramente ce ne saranno altrettanti, non perdiamo mai d'animo, perché diciamo abbiamo un obiettivo comune che ci porta avanti e speriamo di riuscirci con questo obiettivo. Faccio l'ultima domanda difficile che, come dicevo per Alessio, potrà magari interessare a chi vi sta guardando e a chi ha un sogno nel cassetto, perché quando parliamo di storie, come qui a Giardino Valdichiana, è giusto ispirare anche chi non ha il vostro stesso coraggio. La Valdichiana è un posto meraviglioso che noi raccontiamo, che voi raccontate, che voi state raccontando, però è un posto anche molto difficile da questo punto di vista. Se vi capitasse, se vi dovesse capitare per lavoro, perché ora diventerete, sì, me lo auguro per voi, speriamo, un grande augurio, speriamo, sì, importanti, o anche solamente per studiare, per sperimentare quello che potreste fare con la band, cosa farete? Deciderete di andare via da qui oppure la Valdichiana vi tiene per le caviglie? No, non ce ne andremo. Questo non lo so, perché bisognerebbe un po' valutare nel momento in cui magari queste occasioni ci sono, come reagire di conseguenza. Una cosa è certa, noi ci stiamo impegnando per riuscire nel nostro sogno in tutti i modi. Ovviamente stiamo cercando di raccogliere fondi appunto tramite la campagna di Music Razer, stiamo cercando di metterci tutto il sentimento possibile e tutto l'impegno, dedizione possibile per riuscire a fare un qualcosa non di perfetto, perché la perfezione alla fine non esiste, però magari un qualcosa di ascoltabile, un qualcosa che alla fine dia, nel momento in cui viene ascoltato, regali quella magia, quei sentimenti, quelle emozioni che noi abbiamo provato nel momento in cui le abbiamo scritte. L'arte è a forte sentire, diceva il caro vecchio Parini. Vabbè, ho detto cultura così. Dunque, siamo arrivati in fondo alla nostra puntata di Giardino Valdichiana. Abbiamo iniziato con l'arte, abbiamo con lo sport, con l'arte, abbiamo avuto gli influencer e poi siamo rifiniti con l'arte. Insomma, io mi sono divertita tantissimo a sostituire la nostra cara conduttrice Valentina Chiancianesi, che saluto e che abbraccio. Io vi ringrazio, ringrazio i cari telespettatori. Se volete tornerò anche venerdì prossimo a sostituire la Valentina. Mi picchieranno, però se volete lo farò. E niente, ci vediamo appunto venerdì prossimo, sempre in diretta alle 18, dalla nostra location meravigliosa del Golf Club Valdichiana, qui con Giardino Valdichiana. Buona serata e buon weekend a tutti. Ciao! Ciao, ciao.